David a me mi fa tanta tenerezza, mi fa tenerezza perché è solo, essenzialmente solo. Ti verrebbe voglia veramente di abbracciarli, perché loro vivono questi 15-20 giorni di ricovero senza poter vedere nessun familiare. Molti sono persone anziane e quindi di giuro mi fanno tenerezza, mi fanno veramente tenerezza però. Tu hai appena finito il tuo turno di lavoro, com'è stata oggi? Ma abbastanza bene, diciamo che comunque il lavoro è cambiato. Comunque lavorare con i DPI, con pazienti comunque sono un po' più critici del paziente normale di medicina. Hai paura nel tuo lavoro quando lo fai? E al momento lavoriamo in sicurezza, quindi no, non ho paura. E quando torni a casa? Io diciamo ho preso la decisione di allontanarmi dalla famiglia, in quanto comunque ho paura per i miei familiari, quindi anche comunque se noi siamo salvaguardati qui con i dispositivi di sicurezza, comunque si ha sempre la paura di, non per se stessi, ma nel contagiare comunque le persone con cui vivi. Sto iniziando adesso il turno di pomeriggio, inizia alle 14 e terminerà alle ore 22. E cosa farai appena entri? Appena entro, la prima cosa che dovrò fare è indossare la divisa, indossare tutti i DPI previsti per questo tipo di contenimento, e prendere poi le consegne da parte dei colleghi che smontano dalla mattina e poi iniziare questo. Com'è stare in una tuta e avvolti in questi dispositivi, ecco? Beh, sicuramente ci si fa l'abitudine, questo sicuramente, però insomma ci sono stati dei momenti di grande difficoltà, ci sono tuttora, perché poi insomma prestare assistenza al paziente ingombrati di queste tute, tripli guanti, maschere, occhiali, caschi eccetera, è sicuramente più difficoltoso. Oggi devo fare per forza le 12 ore, perché abbiamo avuto un po' di problemi con le altre colleghe, quindi sono costretta a fare 12 ore. Com'è lavorare oggi al coniuge Bernardini? È molto diverso, nel senso, dopo tanti anni vedersi da un giorno all'altro catapultati in una realtà completamente diversa da quella che viviamo tutti i giorni, non è stato facile, insomma. Lei dove lavora? Io lavoro nel reparto di dialisi nell'ospedale di Palestina. Quanti pazienti ci sono? Allora, noi avevamo circa 50 pazienti che facevano dialisi e sono stati trasferiti presso altre strutture, sia Tivoli e Colleferro. Avevamo 10 pazienti dialisi peritoneale, anche questi sono stati trasferiti, più 2 pazienti della dialisi domiciliare sono stati trasferiti. Adesso abitualmente dializziamo 5 pazienti Covid positivi, provenienti da altre strutture ricoverati nel reparto medicina e chirurgia Covid. Com'è un paziente Covid dializzato? Che idea si è fatto lei? Bella domanda. Alla fine ti fanno pena. Sono delle persone prese, sbattute in ospedale per la malattia, isolate dal resto del mondo, dai propri cari, non hanno contatti con nessuno, all'infuori che con noi infermieri, i medici e il personale ausiliario. Innanzitutto io sono un tecnico di radiologia, lavoro nel reparto di radiologia dell'ospedale di Palestrina, coniuge Bernardini. Com'è cambiato il suo lavoro? Il mio lavoro è cambiato molto in attenzione praticamente, cioè se prima si effettuavano un numero di esami diciamo contando più sulla velocità e tutto quanto, adesso si lavora molto sull'attenzione. L'attenzione perché? Perché noi quando effettuiamo un paziente sospetto o Covid accertato abbiamo la necessità di avere una vestizione completa per avere la nostra sicurezza e un'altrettanto svestizione molto più problematica e complessa, perché in quel momento c'è proprio il problema di inquinarsi, quindi di avere un contagio da parte dei pazienti che sono Covid positivi. Lei che idea si è fatta di questa malattia? La malattia purtroppo è una malattia che è molto aggressiva.
Lo vediamo dalle radiografie, dalle TAC che effettuiamo sui pazienti, in pochi giorni compromette praticamente la funzionalità polmonare. Il momento che ricordi più buio, diciamo? Perlomeno per me che lavoro in radiologia, il momento più buio e più difficile è stato all'inizio, perché comunque tutti i pazienti passando in radiologia ancora incerti, nel senso non si sapeva se erano positivi e negativi. C'è stata proprio una difficoltà di adattamento ad una condizione nuova, associata anche alla paura in qualche modo di contagiarsi. Il momento più difficile comunque è quando un paziente non ce la fa. Il paziente non è che muore solo, quindi non ha noi intorno, non ha il familiare. Per quanto noi possiamo comunque dare conforto, non si può sostituire a un familiare. Il momento di sconforto è quando io sto qua, lo so che vengo a lavorare, prendo le mie precauzioni. E il mio sconforto è che io poi fine servizio devo tornare a casa della mia famiglia e ho una moglie e bambini, e quella è la cosa più preoccupante, che se mi dovessi contagiare. Una storia che ricorda all'interno, storia personale? Una persona che abbastanza giovane, che purtroppo aveva un quadro molto compromesso, che poi è stata trasferita a Roma, però di cui non sappiamo poi le condizioni finali. A lei piace ancora il suo lavoro? Malgrado tutto, purtroppo sì. Faccio l'infermiere, voglio continuare a fare l'infermiere e lo vorrei fare nel migliore dei modi. Oggi com'è la situazione in ospedale? Oggi la situazione in ospedale è decisamente sotto controllo, nel senso che anche da un punto di vista appunto dei timori e delle paure del personale sono stati sicuramente in qualche modo... si è acquistata una consapevolezza maggiore di quello che stiamo facendo, ecco.